Grazie Presidente. Per quanto riguarda la richiesta di dare continuità alle attività sportive, che naturalmente condividiamo in pieno, comunico con grande soddisfazione che in realtà questa continuità non è a rischio, nel senso che attualmente stanno frequentando l'impianto, e vi dico il numero preciso, 48 atlete della società Polimnia Ritmica Romana. Come sapete, le attività di base a noi purtroppo sono sospese, quindi le attività attualmente in corso riguardano 48 atlete. C'è stato ieri, l'altro ieri, anzi scusate, un incontro con la federazione proprio per garantire questa continuità. Quindi da questo punto di vista possiamo dare una buona notizia, non c'è bisogno della mozione perché la continuità è già garantita. Ma andiamo oltre, ovviamente la notizia positiva che viene da, ecco, gli incontri e le attività che sono state svolte in questi giorni e che anche le attività di sbalze potranno riprendere e anche prima rispetto a quando potranno riaprire le palestre, perché sono previsti con la nuova gestione degli interventi sugli spazi esterni e quindi si potrà fare ginnastica anche all'esterno. Inoltre, non solo, tutte le attività sportive di base che sono offerte dall'impianto, che ovviamente si sono interrotte già purtroppo a fine ottobre, sono tutte assolutamente offerte in altri sei impianti, centri sportivi municipali che sono nel raggio di 500 metri dell'impianto. E quindi anche da questo punto di vista l'offerta sportiva di base non solo non subirà non farà alcun passo indietro, ma anzi sarà arricchita perché verranno aggiunte ulteriori attività sportive di base, come ad esempio il parkour, che è un'attività nuova e che appunto sarà introdotta. E quindi per questo motivo voteremo no a questa.